Sì, parliamo del tuo gol che ha sbloccato questa partita, però parliamo intanto di questi tre punti, i primi tre punti stagionali che sono arrivati finalmente. Appunto, era fondamentale prendere 3 punti perché dopo domenica eravamo un po' tutti amareggiati, abbiamo lavorato forte questa settimana in vista di questa partita e abbiamo raccolto quello che meritiamo, cioè i 3 punti. Primo tempo più bloccato, poi invece nella ripresa il tuo gol appunto ha sbloccato questa partita che era un po' ferma su questo 0-0. Allora, intanto ovviamente la gioia per aver portato in vantaggio la squadra, ma poi anche il tuo secondo gol, insomma, sei partito alla grande con questa maglia arancione, un ritorno positivo. Sì, sono contento di come è iniziato il mio percorso qui a Pistoia, però comunque l'importante era la vittoria di squadra perché lavoriamo per un obiettivo importante, quindi oggi era fondamentale portare i 3 punti a casa e adesso ci prepariamo per la partita di domenica. Brava la squadra anche a chiudere questa partita proprio in un momento forse anche più delicato, negli ultimi minuti, quando poteva succedere di tutto. Certo, è fondamentale chiudere queste partite, siamo stati bravi a farlo e adesso, ti ripeto, ci concentriamo per domenica prossima. Fai sempre un grande lavoro in campo, non soltanto nel tuo reparto, aiuti molto la squadra. Sì, sono comunque le mie caratteristiche, mi metto sempre a disposizione della squadra e comunque oggi penso che la squadra ha fatto una partita importante sotto il punto di vista dell'atteggiamento, della voglia e ti ripeto, abbiamo raccolto quello che meritavamo. Questa vittoria cosa significa? Anche in vista poi di prepararsi tutta la settimana per un match importante che è quello di domenica con il Ravenna a Pistoia. Ma vincere comunque ti fa lavorare in maniera tranquilla, ti fa lavorare bene, quindi è normale che prepareremo la settimana nel miglior modo possibile, però comunque sì, sappiamo che domenica ci aspetta un avversario forte e quindi dobbiamo lavorare bene, come comunque abbiamo fatto tutte le settimane da inizio ritiro e domenica ci aspetta una grande partita e non vediamo l'ora di giocarla. È una dedica particolare per il gol. Mia figlia e mia moglie. Noi l'avevamo visto, mister, molto carico alla vigilia di questa partita. Aveva parlato molto bene ed era stato chiaro anche durante gli allenamenti in settimana con i ragazzi. La squadra ha risposto veramente molto bene perché è stata una partita non facile, nel senso più brutta forse nel primo tempo, poi nella ripresa però c'è stato subito questo vantaggio che ha voluto dire molto. Al di là poi della superiorità numerica sicuramente, però la squadra è stata molto cinica, molto determinata. Sì, è la squadra che uno chiede perché avendo giocatori di esperienza e di qualità è normale che tu quando trovi una squadra di ragazzini come quella che abbiamo trovato, tranne Selleri che è un ragazzo che è forte, con piede e con qualità, è normale che tu devi aspettare il momento topico per cercare dopo di chiudere la partita. L'abbiamo chiusa un po' in ritardo, però hanno fatto bene, hanno giocato bene. Hanno avuto qualità, magari c'è ancora un po' di timore, sperando che con questa vittoria si possa ristabilire la serenità e la tranquillità che magari in questa settimana è mancata. Felice ripagato anche dalle scelte che ha fatto dal primo minuto. Sì, come abbiamo detto in settimana, sono ragazzi che più o meno sono tutti allo stesso livello, cioè chi è in condizione un po' in ritardo, chi è già in una condizione accettabile, chi ha capito anche la filosofia dell'allenatore, perciò è normale che la medicina migliore è la vittoria. Questa è stata una vittoria importante per tutti, per farci lavorare bene e prepararci bene contro domenica la partita contro il Ravenna e cercheremo di fare il nostro meglio anche domenica. Ultime azioni anche in occasione dei gol, cosa le è piaciuto di più di questa squadra e su cosa ancora pensi di dover lavorare? Ah, sulla personalità, sul portare palla, su andare a puntare gli avversari, a cercare di giocare con le punte. Magari le punte fra di loro hanno giocato poco, a volte erano troppo distanti, però hanno lottato. Il campo non ti permetteva tante giocate di qualità. Abbiamo fatto il primo gol di qualità, intenso, bello da vedere. Il secondo, dopo in inferiorità numerica, è stato più facile, però penso che tutto sommato, sia chi è entrato, chi ha giocato. Hanno giocato tutti con quell'ardore, con quella voglia, con quella abnegazione che io chiedo e perciò me l'hanno data oggi. Ha dato un po' la scossa nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo? Sì, come al solito parlo poco, io parlo durante la settimana per cercare di fargli capire tutte le giocate sia in fase d'attacco che in fase difensiva che voglio io, perciò devono capire subito, anche se parlo 30 secondi e vedo i difetti che ci sono, di andarli subito a migliorare e a mettere le pezze per cercare di fare il nostro risultato. Che importanza ha questa vittoria, arrivata dopo un pareggio, una sconfitta, quindi è la terza giornata di campionato, ma anche alle porte poi con una partita importante, quella di domenica, con il Ravenna in casa? Sì, è una partita forse che è stata caricata un po' troppo, però è importante perché è una squadra forte, c'è qualcuno che già è stato con me, perciò li conosco bene tutti e dobbiamo cercare di fare
del nostro meglio, sempre con quella voglia di intensità, mettendo qualche giocata più importante rispetto a quella che abbiamo visto oggi col progresso, perché andando avanti questa squadra deve andare a migliorare sempre di più. Finalmente, dai, l'ho voluto, l'ho aspettato e dopo un po' di partite dove abbiamo fatto fatica e finalmente è arrivato il gol, dai. Non è stata una partita così semplice. Il primo tempo, abbiamo detto anche con il mister, è stato più bloccato, poi meglio la ripresa. Importantissimo è stato iniziare con il gol nella ripresa. Sì, è stata una partita che bene o male abbiamo sempre gestito. Loro ci attaccavano in fase di possesso, però bene o male con un giro in palla in più, un po' di pazienza. Il primo tempo abbiamo avuto meno occasioni, il secondo tempo dovevamo spingere, dovevamo fare risultato per forza. Sì, nel secondo tempo infatti vi abbiamo visto più sicuri, più determinati, forse ha voluto dire anche l'essere in superiorità numerica, però ovviamente in campo la Pistoiese aveva sicuramente più il ritmo e la manovra del gioco rispetto al progresso. Sì, infatti ci siamo parati nello spogliatoio, abbiamo cambiato giusto qualcosina per portare avanti la partita e portare a casa il risultato, che era la cosa più importante oggi. Questi 3 punti cosa vogliono dire? Un punto di partenza, dobbiamo ricominciare da oggi, compattarci, siamo un gruppo nuovo e dobbiamo lavorare ogni giorno, stare a disposizione del mister e andare avanti. Quindi quei passi falsi, il pareggio, la sconfitta, le prime 2 giornate è solo una questione un po' di tempo, di amalgamare un po' un gruppo che è tutto nuovo? Esatto, hai detto tutto. Però siamo un gruppo nuovo e dobbiamo lavorare, lavorare perché poi i risultati arriveranno.